Allora, ho pensato di realizzare questo lavoro per il Mabos, per questo posto incantevole, sulle montagne della Sila. E ho pensato di realizzarlo con questi mattoni perché il risultato ricorda un po' il materiale che si utilizza per gli abusi edilizi. E allora volevo che questo materiale entrasse in rapporto con questo paesaggio quasi bucolico, e questo abuso è un abuso come le guerre che ci sono oggi nel mondo e che noi occidentali quasi ignoriamo, e che comunque ogni giorno producono vittime innocenti. Questo lavoro si intitola Guerre sempre ed è preso da una frase dell'amico greco che accompagna Primo Levi nel libro La Tregua. Il suo amico greco a un certo punto, dopo la domanda di Primo Levi che gli chiede: allora sei contento che è finita la guerra? L'amico gli risponde: purtroppo la guerra è sempre. E appunto questo lavoro ha preso il titolo proprio da questo racconto: guerra è sempre, edificare. Ed è una sorta di almanacco, in questo caso del 2020, dove praticamente c'è un lungo elenco di vittime nei vari paesi del mondo, dall'Afghanistan all'Iraq, la Libia, la Nigeria, la Somalia, ed è un omaggio a questa terza guerra non dichiarata.